Ciao a tutti, oggi sono qua per fare insieme a voi un nuovo unboxing molto speciale con una box a sorpresa proveniente da Giappone, ovvero la Zenpop. È la primissima volta che ricevo una box del genere, quindi sono entusiasta, anche perché questo è un sito appunto che spedisce direttamente dal Giappone e hanno tanti tipi di box differenti, c'è quello con il ramen, con i dolcetti, beauty come in questo caso, cartoleria, insomma hanno veramente di tutto. La box ha un prezzo di $29,50, le spedizioni sono già comprese e io personalmente non ho dovuto pagare la dogana. All'interno di questa box a tema beauty ci saranno almeno 8 prodotti che sono curiosissima perché non ho idea di che cosa potranno essere, quindi sono emozionata. Ciao, possiamo fare? Oddio, si è incastrata, eccola qua! Oddio, a parte che è carinissimo questo coniglio obeso, ma poi che carino, thank you! E poi sotto ci sono subito i prodotti. Allora, pronti? Perché ho visto una cosa veramente molto molto carina. Che cos'è questa cosa qua? Che bellino! Oddio, sono veramente troppo gasata. Ovviamente all'interno c'è anche un fogliato in cui spiega tutti i prodotti, ma lo andremo a vedere dopo perché non voglio rovinarmi la sorpresa. Allora, innanzitutto, la prima cosa che ho visto è appunto questo qua, troppo carino, che dovrebbe essere una specie di guanto, penso, per fare lo scrub al viso o al corpo. Sul foglietto c'è scritto che questo personaggino molto simpatico si chiama Nagomi, che significa in giapponese relax. Va utilizzato nella vasca appunto per rilassarsi ed è fatto di cotone. E quindi per l'appunto un guanto per pulirsi il corpo mentre si fa la vasca, ma penso che vada bene anche per la doccia. Però quanto è carino! C'è poi questo tubettino con tante scritte in giapponese, quindi dovrò avvalermi dell'aiuto del fogliettino ancora una volta. A vederlo così sembra essere una specie di crema. Sopra c'è scritto Rosette Cleansing Paste. Adesso controlliamo subito. Si tratta di una maschera, penso, o comunque un prodotto per pulire in profondità il viso. Infatti è a base di argilla oceanica e serve a pulire i pori. Ok, non è una maschera perché è un prodotto che si può utilizzare tutti i giorni, quindi non ha scrub, non ha agenti che irritano la pelle, quindi si pulisce in profondità, però non dovrebbe essere una pulizia aggressiva verso la pelle, visto che si può utilizzare per l'appunto tutti i giorni. Qui specifica anche che Rosette è appunto una marca situata a Tokyo. Non ha colori artificiali e non ha neanche fragranza. Sono veramente curiosissima di provarlo perché ho la pelle mi sta tendente ad essere oleosa, quindi un prodotto del genere per pulire i pori, il viso, tutti i giorni, penso che possa aiutarmi. Magari ne provo giusto un po' per vedere la consistenza. È effettivamente tipo una pasta, abbastanza denso. Si sente che sa proprio di argilla e come vedete ha una colorazione bianca, grigiastra, proprio tipica delle maschere o dei prodotti comunque a base di argilla. Rimane leggermente appiccicosa e penso che poi si asciugherà. Poi ovviamente vi farò sapere tutto prossimamente o con un video o sul blog, insomma testerò questi prodotti e vi farò sapere le mie impressioni a riguardo. Andando avanti c'è questa che dovrebbe essere una spugna. In questo momento si trova allo stato diciamo solido, secco, quindi è veramente molto dura, però poi andrà idratata e dovrebbe ammorbidirsi. La forma dovrebbe essere a cuore se non sbaglio ed è di colore verde, il mio colore preferito. Qui dice infatti che va prima idratata con l'acqua, si può utilizzare per pulire il viso da sola o con un gel, un detergente viso, e consigliano di utilizzarlo facendo dei movimenti circolari. Qui dice anche che nella box si sarebbe trovata una di queste spugne o al tè verde o al bambù con non argilla, con carbone, ecco. E io sono fortunatissima perché ce l'ho al tè verde, che voi sapete io ho una grandissima fissa per il tè verde, quindi non vedo l'ora di utilizzarla. Non ho mai provato una spugna di questo genere, quindi sono doppiamente curiosa. C'è poi questa scatolina abbastanza pesante, tutta rosa con i fiorellini e una ragazza disegnata, penso, cioè probabilmente potrebbe essere un blush, però siccome pesa tanto, ma anche no. Questa è la scatolina, ovviamente tutto scritto in giapponese, veramente molto molto carina. Qua c'è scritto Juju Cosmetics, quindi penso sia un prodotto comunque per il viso. Si tratta infatti di una crema viso che può essere utilizzata anche senza tonici o sieri, va applicata, lasciata in posa 5-10 minuti, poi volendo si può rimuovere l'eccesso. Può essere utilizzato anche come primer o base viso, quindi penso sia una cosa molto idratante, dovrebbe
potrebbe lasciare la pelle veramente levigata. All'interno la crema si presenta in questo modo, quindi con un pack molto semplice, con l'etichetta sul davanti, il coperchio rosa e l'interno, vediamo un po'. L'interno è bianco e la crema sembra veramente molto densa. Ha un profumo molto molto buono, sa di fiori, è veramente molto dolce e sì, la crema è veramente densa, abbastanza corposa. C'è poi un prodotto, anche in questo caso super kawaii, che sono contenta che ci sia, perché è uno di quei prodotti che io personalmente amo, ovvero una sorta di maschera per il contorno occhi. Io ho un contorno occhi disastroso, secco, molto delicato e sensibile, e faccio sempre molta fatica a trovare i prodotti giusti, quindi sono veramente molto contenta di aver trovato questi patch per i contorno occhi, appunto. Questo personaggio in particolare si chiama Kumanon e qui viene specificato che questa maschera serve appunto a idratare e rinfrescare il contorno occhi per evitare appunto occhiaie, e il nome di questo orsacchiotto deriva appunto dalle borse, dalle occhiaie, perché in giapponese si dice kuma, ovvero orso. Per utilizzarle bisogna prima pulire il viso, applicare questi patch sotto gli occhi. Ah, e vanno tenuti tutta la notte. Sarà un po' un problema per me, perché io tendo a girarmi continuamente, ho sempre sono agitato, però sono veramente molto curiosa di questa cosa, è una cosa nuova anche per me. Tra l'altro me ne sono accorta solo adesso, che inizialmente l'orsetto sembra essere un panda e poi si trasforma in questo orsetto perfetto senza macchie sul viso. Altro prodotto penso per la vasca, visto che qua sopra c'è scritto tipo bath ed è relaxing, quindi... adoro. Sembrano essere tipo una polverina o dei granelli, quindi penso sia qualcosa da far sciogliere nell'acqua calda della vasca. Infatti questa azienda è famosa per creare delle bombe o delle barre frizzanti per la vasca, un po' tipo Lush. L'olio essenziale presente in questa confezione deriva da un albero di arance un po' amaro, spero non sappia troppo però di agrumi, perché a me non piacciono particolarmente. Comunque dice che la fragranza è molto rilassante e serve appunto a distendere i nervi. Questo è l'ultimo prodotto all'interno della scatola, che in realtà sono due boccette avvolte nella plastica. Adesso le libero. Questi sono i due prodotti, sono entrambi della marca Muji, sono entrambi idratanti, uno è un latte, penso detergente, l'altro invece un tonico. Sono senza alcol, senza alcuna fragranza, non ci sono parabeni o colori artificiali all'interno. La consistenza del latte è veramente molto liquida, appunto perché si tratta di un prodotto a base d'acqua e non ha un odore particolare. Sa semplicemente di acqua e leggermente di latte, sapete quei latti detergenti veramente molto molto delicati. Sono quindi due prodotti che servono per idratare la pelle e lasciarla luminosa. Questo era quindi tutto il contenuto della Zen Pop Beauty. Io personalmente sono emozionatissima, sono super contenta perché sono tutti i prodotti che mi incuriosiscono e che potrei effettivamente utilizzare. Probabilmente quello che mi incuriosisce di più è questo prodotto per pulire il viso a base quindi di argilla, probabilmente perché è una cosa che si avvicina di più a quelle che sono le mie esigenze per quanto riguarda il mio tipo di pelle, però anche i patch mi piacciono un sacco, peccato che ce ne siano soltanto due, quindi solo per un'applicazione, perché sarebbe stato bello provarli per diciamo almeno due o tre volte per vedere se effettivamente funzionano o meno. Comunque sono elettrizzata. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa box, qual è il prodotto che vi incuriosisce di più e se vorreste vedere in futuro un video in cui vi parlo di questi prodotti una volta che li ho testati, magari un aggiornamento anche sul blog, insomma fatemi sapere se potrebbe interessarvi. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!